probabilmente una delle migliori prestazioni stagionali del Gallipoli contro comunque una corazzata come Nardò. Alla fine ti dispiace più per la sconfitta o per una buona prestazione? Sei contento che ti può lasciare sperare bene per il futuro? No, per la sconfitta dispiace, perché poi i ragazzi hanno giocato col cuore, quindi la prestazione è stata eccezionale. Purtroppo abbiamo fatto 3 errori, ma non so, il rigore poteva anche evitarselo, però purtroppo la prestazione l'abbiamo fatta, è un peccato per il risultato, per un derby che magari la città rimane male. Dobbiamo riprenderci a lavorare con tutti. Questa sconfitta cosa te lascia in dote? Al di là dell'amarezza di aver perso il derby, comunque ti consegna un Gallipoli apparso in ottima condizione atletica, con idea, e aggressività e determinazione. Sì, su quello sì, sono contento comunque la prestazione. L'abbiamo fatta bene, stavamo bene, ripeto, purtroppo non lo so, le decisioni arbitrali poi delle volte pure nel derby fanno la differenza, secondo me hanno fatto la differenza in negativo. Rimani male solo per quello, perché comunque i ragazzi hanno dato il massimo e dispiace solo per quello. Mister, questo 4-2-3-1 è imbrigliato il Nardò sin dai primi minuti. Pensata sì. Bene a tavolino. Sì, l'avevamo preparata bene in settimana, giocando senza punti di riferimento. Pirretti secondo me ha fatto un'ottima prestazione dietro Lorenzo Francesco. Ripeto, l'abbiamo preparata bene, interpretata bene. E quello che fa sperare è che abbiamo fatto un'ottima gara, mettendo sotto una squadra candidata a vincere, quello ti fa ben sperare, però dobbiamo solo rimetterci a posto in settimana e preparare almeno la sfida di Manfredone, che diventa ancora più decisiva. Nonostante il risultato 3-1, pochissime occasioni per il Nardò. Il portiere del Gallipoli ha fatto pochissimi interventi. Sì, perché ripeto, abbiamo perso su se tu ci pensi, il primo gol su un fallo laterale, su una distrazione. Il secondo ancora sul calcio d'angolo, ma ha beccato il primo palo perché magari il giocatore non era al vertice, e poi il rigore che secondo me poteva anche evitarlo perché la palla stava andando fuori. Dispiace per i ragazzi, per la gente, però la squadra ha lottato, è viva, quindi noi abbiamo l'obbligo di crederci ancora fino alla fine